Maladì, maladì, per me tu sei una maladì. Maladì, maladì, tu fai vero pure buci. Si nato in coppia in quartiere, però pare una straniera. Te guarda e mi paro vero, come stai venendo qua. Maladì, maladì, per me tu sei una maladì. Maladì, maladì, tu fai vero pure buci. Ciccio Merolla, ospite della rubrica Tu per Tu, siamo tornati, è tornata la nostra rubrica, sta tornando l'estate, benvenuto. Grazie, grazie mille. Ciccio, sei reduce da un successo clamoroso che sta proseguendo ancora in questi giorni, ecco il brano Malatia, ma te lo aspettavi tutto questo? No, ovviamente no, non me l'aspettavo assolutamente, però ne sono ben felice. Ad un certo punto il pezzo è iniziato proprio a viaggiare a dismisura in una maniera incontrollabile e questo ovviamente ha fatto crescere, ha contagiato la malattia, diciamo. Esattamente. Ecco, diciamolo, tu sei attivo nel panorama musicale italiano sin dalla metà degli anni Ottanta, hai esordito con i Panoramix nel 1989, sei diventato il percussionista di gran parte della scena musicale partenopea, quindi con Bennato, Senese, Gragnaniello. Ti volevo chiedere quale ruolo preferisci, dato che in questo momento stai vivendo anche un successo molto particolare, proprio come cantautore, preferisci il ruolo del percussionista o quello del musicista e da cantautore? Ma guarda, per quanto riguarda me non sono distanti i due ruoli, perché anche quando io ho suonato con questi grandi artisti che hai citato prima, ho sempre cercato di creare delle cose, di inventare delle cose all'interno dei loro brani, dei loro pezzi. Quindi diciamo è stata già è partita dall'inizio questo mio spirito di ricerca. Rimarrò per sempre un musicista, sono un musicista che canta. E c'è un aneddoto che vuoi raccontarci relativo alla tua storia, alla tua strada, al tuo percorso artistico da musicista? Qualcosa che ti ha portato proprio a vivere questa esperienza di vita e professionale? Ma guarda, un aneddoto molto importante per me, perché poi diciamo io penso che tutto questo percorso deve spingere la persona che lo vive ad un automiglioramento, ad una presa di coscienza, no? Non esiste il potere, esiste la responsabilità. Quindi tu man mano che acquisti in qualche modo fama, popolarità, aumenta la responsabilità, in quello che dici, in quello che fai, nelle tue scelte, come ti muovi, perché ovviamente poi diventi un esempio, un modello per tutte le persone che ti seguono. Quindi io ricordo che tanti anni fa ero piccolo e volevo fare il musicista a tutti i costi e ovviamente c'erano gli altri percussionisti bravissimi del panorama nostro napoletano che erano i più richiesti. All'epoca c'era Giovanni Imparato, non so, Tony Esposito, e allora, poiché io sono buddista, chiesi ad un maestro buddista, Kaneda, che ahimè oggi non c'è più, chiesi, dissi: signor Kaneda, ma io come devo fare per farmi chiamare a suonare? Credo di essere bravo, perché poi io ho sempre studiato da piccolo. E lui mi rispose: vuol dire che tu non devi essere bravo, devi essere il più bravo, e allora chiameranno te. E questa cosa ovviamente è un'illusione, non esiste il più bravo, per carità. Però questa cosa poi mi ha spinto, mi ha fatto capire che niente dipende dagli altri, fa parte tutto del nostro automiglioramento, di quello che tu hai da offrire quando ti proponi, quando ti presenti in un posto. Quindi questa è una cosa che è un aneddoto per me molto importante, perché mi ha cambiato la vita, il modo di pensare, il modo di pormi. Certo, assolutamente. Ecco, Napoli sta vivendo un momento d'oro, non solo dal punto di vista calcistico, ma per il turismo, anche perché è una grandissima, ovviamente, città d'arte, visitatissima. In qualche modo Malatia racconta anche questo preciso momento storico? Ma assolutamente sì, perché Malatia esprime la gioia che in questo momento esiste a Napoli. La gioia, la voglia di rivalsa, appunto quello che dicevamo prima, il migliorarsi, il fatto di mostrare la parte migliore di quello che noi abbiamo. Qua arrivano i turisti e vogliono vedere i posti dove hanno girato Gomorra, poi ad un certo punto si trovano ai quartieri spagnoli piuttosto che a Forcella, alla sanità, a bere nei baretti come se stessero a New York City, e quindi anche loro hanno una folgorazione, no? Quindi diciamo in questo senso.
Quindi insomma un grandissimo momento per Napoli, un grandissimo momento artistico per te che auguriamo possa proseguire nel tempo. Quali saranno i tuoi prossimi progetti e che estate ti aspetta? Ma intanto l'estate è piena di concerti, ovviamente suoneremo ovunque, porteremo la nostra malattia ovunque. E poi sto preparando il disco che uscirà, penso, quest'inverno, che sarà un disco interamente pelle e voce, che si chiamerà. Ti spoilerò già il titolo, ed sarà tutto percussioni e voce. Continuiamo, insomma, in questa linea, perché credo che le cose, quanto più semplici e chiare sono, più in qualche modo il pubblico ha modo di memorizzarle, di ballare, di gioire. Assolutamente, Ciccio, io ti ringrazio per questa intervista e magari ti rinvito qui per raccontare poi del tuo album. Quando vuoi, con piacere. Grazie, ciao. Un bacio.